Riteniamo che il cane è un valore importante a cui noi dobbiamo dare ulteriormente valore e lo facciamo proprio con questa conferenza stampa, non solo per dire ai pescaresi che domenica a Piazza Salotto ci sarà la possibilità di adottare alcuni cani che noi abbiamo nel nostro canile comunale affinché i nostri cani siano dentro le nostre abitazioni, il cane come amico fedele dell'uomo. E qui si inserisce l'Unione Italiana Ciechi con la giornata nazionale del cane guida e, come bene ha detto il presidente Colantoni, il cane non è soltanto il semplice cane, ma diventa l'amico, diventa la guida. Quindi credo che sia arrivato il momento di valorizzare la figura del cane nel modo più appropriato possibile. E noi con questa iniziativa abbiamo voluto dare proprio questo senso e questo messaggio alla città. Che cosa vi aspettate da questa giornata di sensibilizzazione? Una maggiore consapevolezza da parte di tutti, in particolar modo, come ho sottolineato attraverso l'appello alla città e al sindaco e all'assessore, affinché gli esercizi aperti al pubblico e gli esercizi pubblici comprendano bene che un cane guida non è un animale da buttare fuori dal proprio locale perché sporca o perché può dare fastidio o perché può essere un elemento di disturbo, perché certamente ci sono leggi nazionali che obbligano tutti gli esercizi pubblici aperti al pubblico e i mezzi di trasporto a certamente consentire il transito e la sosta con i cani guida e i disabili visivi.